In casa Foggia suona la sveglia, ma non solo in casa, anche e soprattutto in trasferta. Dopo il 5-1 subito ad Avellino, la squadra è rinata. Come si dice in questi casi, zafò! Ciao amici e benvenuti a Punto B. Il Foggia pareggia Brescia 2-2, complice sicuramente Caracciolo che brucia palle e gol. Alla squadra rossonera il pareggio sta un po' stretto perché è stata più presente in campo, ma comunque per le due squadre è un punto d'oro. Un altro match interessante di questa giornata è stato Bari-Ternana. Il Bari si è riscattato in casa per 3-0. I Galletti vincono facile contro la squadra umbra e la Ternana si è permessa anche il lusso di sbagliare il rigore. Altro match di questa giornata, Perugia-Frosinone, di cui parleremo tra poco. E vi spiego il perché. Primo stop per il Venezia contro il Parma. Ora il gol subito costa tanto, perché i lagunari stavano giocando bene, ma portano il sacco vuoto a casa. Sta di fatto che i pochi gol segnati dal Venezia stanno diventando un problema. L'Empoli perde in casa contro il Cittadella, con un gol quasi fortuito di Litteri. E l'Empoli deve fare attenzione perché sabato prossimo andrà a sfidare l'Avellino in trasferta. Uno dei due posticipi di questa giornata, Cesena Ascoli, finisce con un riscatto della squadra ascolana, finisce 0-2. E dell'ultimo posticipo, Palermo Provercelli, ne parleremo nella prossima puntata perché ora sto facendo il video di domenica sera. Cremonese Pescara, questo è stato un altro match strano di questa giornata perché finisce a pareggio e quarto pareggio consecutivo per il Pescara, il che è abbastanza grave, e poi perché il Pescara non ha segnato. Dov'è la parolina magica di Zeman? L'over 3.5. E poi per quanto riguarda gli altri risultati non c'è stato niente di eclatante. Come sto sostenendo dall'inizio di questo campionato di Serie B, alcune decisioni arbitrali sono sbagliate e di fatto compromettono diverse partite. Un esempio? Novara-Avellino, dove l'arbitro ha commesso un doppio errore. Uno sul gol di Ardemagni in fuorigioco, netto, e un altro per un rigore netto non dato per fallo su Molina, sempre all'Avellino, che viene addirittura ammonito per simulazione. Un altro esempio è Perugia-Frosinone, di cui stavamo parlando prima. L'arbitro ferma Dionisi per un fuorigioco inesistente e l'attaccante era diretto da solo verso la porta. E poi c'è stata una mancata espulsione su un difensore umbro che dà una gomitata a un attaccante del Frosinone. Moreno Longo si infuria perché non è la prima volta che succede alla sua squadra e questo ha compromesso anche il cammino del Frosinone. Volevo prendermi un minuto per fare una considerazione sul rapporto tra le due tifoserie, quelle di Avellino e Novara. Qualcuno di voi si ricorderà il match di 2 anni fa, Novara-Avellino. Ebbene, cosa successe? Che i tifosi biancoverdi, sconfitti per 4-1, uscirono dallo stadio, ma andarono a tifare la polisportiva San Giacomo, che sono praticamente i pulcini del Novara. Da quel momento, tra le due tifoserie nacque una profonda amicizia. Tanto è vero che l'anno scorso, quando il Novara è venuto a giocare ad Avellino, la polisportiva San Giacomo è stata ospitata nella tribuna del Minio del Partenio ed è rimasta lì per vedere il match. Ci sono stati così scambi di cortesia. Il giorno prima c'è stato un evento, poi ci sono state partite di rappresentanza, poi la polisportiva ha fatto il giro del campo del Partenio, ci sono stati scambi di sciarpe, insomma si è creato un bel clima. E poi cosa è successo? Durante il secondo tempo l'allenatore dell'Avellino, Novellino, è stato espulso. Viene mandato nella tribuna e lì trova un tifoso avellinese di Milano che gli dona la sciarpa. Neanche il tempo di sedersi che qualche elemento della stessa tribuna incomincia a chiamarlo terrone. Ora, io non voglio dire che i tifosi del Novara chiamano tutti terroni gli avellinesi, ma non facciamo che questo evento porti alla rottura di questa amicizia, che è una cosa preziosa. Tutti gli eventi di tutti gli sport del mondo devono basarsi sull'amicizia,
sul rispetto. Ci può essere, ovviamente c'è una passione, ma è pur sempre un gioco. Quindi evitiamo che eventi di questo tipo compromettano quello che è lo sport in generale e la bellezza dello sport. Se volete, commentate questa cosa perché è importante. Detto questo, io vi do appuntamento al prossimo video, dove faremo anche dei pronostici e ovviamente parleremo di Serie B. Mi raccomando, commentate. Ciao!